Business first e non solo per Washington. Stati Uniti e Messico hanno raggiunto un accordo. Gli Stati Uniti rinunciano a imporre dazi sulle merci del paese centroamericano, che in cambio si impegna ad applicare una serie di misure per limitare il flusso migratorio verso l'America. I dazi sarebbero dovuti scattare da lunedì, ma dopo 3 giorni di trattativa tra i due paesi è stata trovata la quadra. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente Donald Trump con un tweet. Il Messico intraprenderà iniziative senza precedenti per aumentare le leggi per frenare l'immigrazione irregolare, includendo lo spiegamento della Guardia Nazionale in tutto il paese, dando priorità al confine meridionale. Il Messico sta anche prendendo misure decisive per smantellare le organizzazioni di trafficanti di esseri umani, nonché le loro reti finanziarie di trasporto illecite. Principale misura sarà l'invio di 6.000 uomini della Guardia Nazionale Messicana al confine col Guatemala, appunto. Inoltre il Messico si è impegnato a tenere o riprendere sul suo territorio i richiedenti asilo in attesa che la loro richiesta venga vagliata negli Stati Uniti.